Il conto alla rovescia si sta per esaurire e domani il Pescara tornerà in campo per giocarsi il tutto per tutto al fine di strappare la qualificazione al play-out. I biancazzurri ospitano l'Entella per il recupero della 34esima giornata, squadra falcidiata dalle assenze con i 7 positivi, più un componente dello staff assenti e con altre defezioni dovute a infortuni. Balzano, Memusciai, Tabanelli, ma anche Sorensen. Il difensore danese alza bandiera bianca per la sua sostituzione. L'esperto Volta è in ballottaggio con Gut per affiancare Scognamiglio. Bellanova e Masciangelo saranno gli esterni. Centrocampo a dir poco incerottato, ma De Sena, stringendo i denti, potrà essere della partita. Recuperati anche Rigoni e Macin. Resta in dubbio Maestro. In avanti Odgaard è in vantaggio su Giannetti, Capone e Galano ai fianchi. Il tecnico Grassadonia si sforza di pensare positivo. Non nasconde le difficoltà di queste due settimane, dove il nulla osta della ASL per ripristinare gli allenamenti collettivi non è mai arrivato, e chiede ai suoi una prestazione d'orgoglio per tenere vivo il sogno salvezza. E quanto rischio c'è di vedere una squadra frastornata domani? Non deve esserci rischio, è quello che dico alla squadra da diversi giorni, insomma. Dobbiamo andare oltre a tutto quello che ci è successo, che ci sta succedendo. Le difficoltà sono enormi, ma sono enormi per tutti in questo periodo, soprattutto chi ha avuto la sfortuna di incappare in questo problema Covid. E domani la squadra dovrà dare delle risposte soprattutto a se stessa e a credere fortemente ancora in queste 5 partite che ci devono portare assolutamente all'obiettivo che tutti noi abbiamo in mente. E se le dicessi tutto quello che abbiamo vissuto, dovremmo stare 3 ore a fare conferenza stampa. Invece noi dobbiamo andare oltre e azzerare tutte le negatività che ci sono e pensare alla partita di domani, che non sarà assolutamente facile. Basti vedere, e anche questo diceva la squadra, quello che è successo tra Parma e Crotone. Quindi nessuno ci regalerà niente, dobbiamo essere bravi noi ad andarcelo a prendere. Arbitro designato dell'incontro, Amabile di Vicenza, che ha recentemente diretto il pareggio dei biancazzurri a Monza per 1-1 e prima ancora in stagione la sconfitta di Lecce 3-1. La Virtus Entella ha sostenuto oggi al centro Vestina di Monte Silvano la seduta di rifinitura diretta dal neotecnico Gennaro Volpe, chiamato al posto di Vivarini. A discapito della classifica, Grassadonia sa bene che sarà una gara complessa. Sicuramente affronteremo una squadra che verrà a giocarsi la partita, una squadra che ha cambiato allenatore, che non darà certamente riferimenti, però dobbiamo giocare da Pescara e quindi sappiamo quanto è importante la partita nostra, e parlo di domani, e sappiamo che abbiamo un solo obiettivo nella testa e dobbiamo andarcelo a prendere, dobbiamo giocare con la testa, con il cuore, con le gambe. Dobbiamo metterci molto del nostro, dobbiamo metterci molto spirito, molta compattezza e soprattutto la voglia di salvare il Pescara. Il resto non ci deve appartenere, non ci appartiene. Dobbiamo guardare avanti con grande fiducia e giocare una grande partita domani.